Va ora in onda L'arte invisibile, radiodrammi, Melo Radio e gallerie di varia umanità. A cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio, in collaborazione con Rete Toscana Classica. Benvenuti all'Arte Invisibile, radiodrammi, Melo Radio e gallerie di varia umanità. Io sono Rodolfo Sacchettini, in regia Valentina Marchi. Questo è un progetto, come sapete, realizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica, in particolare realizzato con il gruppo di lavoro artistico, cioè 15 artisti tra attori, attrici e registi impegnati in molteplici progetti, tra cui la realizzazione di ben 16 opere pensate appositamente per la radio. È un progetto, questo del Teatro Metastasio, pensato proprio per questo periodo contrassegnato dolorosamente dalla pandemia e anche dalla sospensione delle attività teatrali aperte al pubblico. Dunque l'idea di creare una sorta di gruppo residenziale è stata la scelta per poter mandare avanti le attività e per poter trasferire il teatro su altri media. Nel nostro caso il teatro arriva alla radio, ma lo fa cercando di trovare la specificità del linguaggio radiofonico, quindi diciamo le opere che avete sentito e che sentirete anche nel prossimo mese in qualche modo cercano di mettersi in gioco anche con il tipico linguaggio della radio, cercando anche di recuperare, perché no, una straordinaria tradizione italiana del teatro alla radio e del radiodramma. E dunque oggi, 13ª puntata, ascolteremo tra pochi minuti Il canto del cigno di Anton Chekhov, e un testo, questo un atto unico, un testo teatrale, a differenza di altre opere che avete sentito nei mesi scorsi. Non è un'opera originale, ma è un testo teatrale che però è stato scelto, abbiamo voluto scegliere e proporre ai registi per le sue qualità uditive, potremmo dire. Cioè un testo teatrale, come nel caso di Maurice Maeterlinck ad esempio, che ha in sé una forte qualità uditiva. E quindi riteniamo, no, che la messa in onda di questo testo teatrale possa aggiungere qualcosa, dare qualcosa in più. La regista che ha curato quest'opera è Clio Sacca. E allora mi piace presentare Clio Sacca con le parole di Gabriele Rizza, critico teatrale che ha realizzato dei brevi ritratti di ognuno degli artisti del gruppo di lavoro del Metastasio. E Rizza scrive: l'abbrivio di Clio Sacca è classico, un iter dettato da passione e determinazione. Clio nasce a Catania. Nel 2011 si diploma in recitazione alla Scuola dello Stabile della sua città, per poi laurearsi in storia della regia al DAMS di Bologna con una tesi su Orazio Costa. E fondamenta forti, respiro autorevole. L'approfondimento, segnale di una precisa vocazione che deve essere affinata, errorata, irrobustita, prosegue fra seminari e laboratori, voce, canto, danza, poi al fianco di Salvo Piro, Vincenzo Pirrotta, Claudio Di Palma, eccetera, eccetera. Alla fine sfocia a Milano. La Paolo Grassi nel 2018 la incorona regista teatrale. Sarà Ove Devo, drammaturgia palindroma di Bruna Bonanno, sua coetanea, conterranea, il primo banco di prova. Sentivo la necessità di mettermi in gioco, avevo bisogno di fare un lavoro su di me, umano e professionale. Con la sua natura ludica e insieme filosofica, questo spettacolo me lo ha permesso. E dunque teatro, poesia, animazione, video, musica, religione, psicanalisi, l'orizzonte di Clio avvampa nel cuore della drammaturgia contemporanea. E con noi al telefono abbiamo il piacere di avere Clio Sacca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Rodolfo e buongiorno a tutte e a tutti. Ti hanno convinto le parole del critico Gabriele Rizza per presentarti? Sì, assolutamente sì, e ringrazio per questa, come dire, questo quadro, questa raffigurazione, perché mi permette di vedermi, no? Di avere un'immagine, nel senso avere, come dire, potermi rivedere durante questo viaggio. E quindi è una delle Clio, ecco.
una dell'Eclido, quindi sì, assolutamente. Ecco, allora, per la prima volta, credo, ti cimenti con la regia di un'opera radiofonica, Il sì. Canto del Cigno di Anton Chekhov. Che cosa è stato per te questo testo? Che cosa hai rintracciato? Quali qualità auditive? Ma prima di tutto, ci puoi presentare il testo? Di cosa parla? Certo, Il Canto del Cigno, che è uno studio drammatico in un atto, è suddiviso in due scene. Abbiamo una prima scena dove compare il nostro protagonista, un vecchio attore comico di 68 anni, Vassili Vassilievich Svietlovidov, che si risveglia in un teatro, nel teatro in cui ha celebrato l'addio alle scene, si risveglia ubriaco e si ritrova rinchiuso dentro il teatro al buio. Quindi abbiamo questa prima parte, è una sorta di monologo in cui questo attore, mentre si fa passare la sbornia, si rende conto di vedere il teatro, che è come una casa, ecco, una seconda casa, forse una prima casa, ecco, di vederlo per la prima volta al buio e vuoto. E da lì incomincia a confrontarsi con delle paure, e anzi direi la paura principale, cioè la paura della morte, ecco, infatti chiama la platea una nera fossa che gli fa paura. La seconda parte invece vede la presenza, l'arrivo del vecchio suggeritore Nikita Ivanich, che invece vive nel teatro e dorme nel teatro perché non può permettersi una casa. Quindi i due si ritrovano in questo teatro vuoto, al buio, di notte, ed è l'occasione per ripercorrere la propria esistenza, nello specifico del nostro, attore protagonista, il primo attore, che ripercorre, che attraversa un'esistenza fatta di promesse e di illusioni, ma anche di disillusioni, di amori che l'hanno portato al bivio, quindi anche di occasioni mancate. È una vita dedicata totalmente, tragicamente, tragicomicamente direi, al teatro e all'arte. Ecco, il Canto del Cigno è uno dei capolavori di Chekhov, un atto unico, molto breve, che è diventato poi nel tempo, potremmo dire, un classico anche per quanto riguarda le prove d'attore per un anziano, per anziani attori, anziani mattatori. In Italia è importante sono le interpretazioni, in particolare di Memo Benassi e Glauco Mauri. Ecco, dicevi, questi due anziani uomini di teatro, in particolare il vecchio attore, che si trova in questo teatro sprofondato nella cupa notte, a fare anche un suo bilancio, un bilancio della vita segnato anche da rimpianti. Quali sono i rimpianti dell'aver dedicato l'intera vita al teatro? Lui parla, si riferisce a una sorta di distonia. Punto di partenza è il rapporto col pubblico. Accusa il pubblico di averlo in qualche modo supportato, inneggiato, applaudito, ma di aver applaudito le maschere che ha indossato, di aver applaudito il buffone, il comico, l'animale da palcoscenico. Ma accusa il pubblico di non essersi preso cura della sua, del lato umano. Ecco, lui si definisce una sorta di una cocotte, una scimmia, ma in questo però c'è anche una contraddizione molto, molto umana, che Chekhov riesce sempre a in qualche modo riproporci, mostrarci, no? Da una parte abbiamo questo attore che accusa il pubblico di non essersi in qualche modo preso cura della propria umanità, dall'altro invece c'è una forza inarrestabile in quest'uomo, è un desiderio comunque, nonostante tutto, di calcare le scene fino all'ultimo respiro. Tra, per esempio, invece le grandi rinunce, c'è la rinuncia a una vita, quindi a una vita normale, a una vita da marito, in questo caso specifico. Ricorda questa giovane donna, ricorda una proposta di matrimonio, un matrimonio che non potrà mai avvenire perché questa donna gli chiederà di lasciare il palcoscenico. Ecco, di solito nella storia del teatro
è il contrario, no? C'è l'uomo che chiede alla donna, all'attrice di cui è perdutamente innamorato, no? Ti sposerò, ma abbandona questo mestiere non così affidabile. Qui invece è il contrario, sarà interessante ascoltarla. Un'ultima domanda, Clio, come hai lavorato per restituire sonoramente questo lavoro? Allora, io ho cercato di in qualche modo evidenziare la natura intima, confidenziale di questo incontro tra questi due uomini di teatro. E quindi ho cercato di valorizzare lo spazio in cui sono immersi, è lo spazio teatrale, un palcoscenico vuoto, nudo, quasi del tutto nudo, è un teatro di secondo ordine, di provincia, quindi ho cercato di far risaltare, partendo ovviamente dalla didascalia dell'autore, quei rumori che potevano in qualche modo raccontarci, ripresentarci, definire uno spazio nel quale i due viaggiano, fanno questo, come dire, questo percorso nella memoria. E in questo la radio è stato proprio il mezzo che, secondo me, per eccellenza ha potuto in qualche modo illuminare la delicatezza, la sfumatura, l'imprendibilità, ecco, di questo incontro, di questo confessarsi, di questo intimo confessarsi. E anche perché tutto avviene alla luce di una candela, avviene tutto al buio. E questa rievocazione del passato, quindi di questi, diciamo, scorci di esistenza, di immagini, tende all'evanescenza, no? Sono delle immagini che stanno perdendo una consistenza, sono in rarefazione, è qualcosa di molto interno, e credo che la radio possa in qualche modo esaltare, no? Illuminare, permettimi il gioco, ecco, Certo. illuminare questo incontro, questo momento intimo che probabilmente non andrebbe ascoltato. Sono le confessioni di un attore, di un essere umano. I due si ritroveranno a piangere, a ridere, a giocare al gioco del teatro. Quindi questo è il tipo di. Ho appunto cercato di lasciare il più possibile dei vuoti, una nudità. Ed Benissimo. è stato interessante, sì. No, è molto chiaro. Ci lasci con la curiosità, appunto, di ascoltare questa confessione. È una confessione intima tra un vecchio attore e il suo suggeritore. E noi verremo calati anche noi in questo teatro di provincia immerso nel buio della notte, illuminato solo dalla fiammella di una candela. Allora, grazie a Clio Sacca A te, a voi. e ci ascoltiamo il canto del cigno di Anton Chekhov. Le voci importantissime sono di Savino Paparella e Francesco Rotelli, la produzione del gruppo di lavoro artistico del Teatro Metastasio, registrazione e post-produzione Andrea Benassai. Buon ascolto. Questa è proprio bella. Questa fa proprio ridere. Mi sono addormentato nel camerino. Lo spettacolo è finito da un bel po'. In teatro non c'è rimasto nessuno. E io, beato e tranquillo, dormo come un ghiro. Vecchia carretta. Rudere che non sei altro. Tanto bevuto che mi sono addormentato seduto. Cervellone, complimenti vivissimi. Egorka. Egorka. Per.
Petrushka! Dorma. Maledetti che gli pigliasse un accidente a tutti. E Gorka! Non si sente niente. Ma solo lei corrisponde. Gorka e Petrushka, ho dato oggi 3 rubli per le loro premure. E adesso ci vogliono i cani per scovarli. Saranno usciti quei malandrini e avranno chiuso il teatro. Sono ciocco. Quanto vino e quanta birra mi sono scolato oggi per la mia serata d'onore. Oddio mio, ma che roba è questa? Mando puzza di vino da tutto il corpo. La lingua impastata, è pesante. Oh, ma che schifo. Stupido che sono. Questo vecchio imbecille si è ubriacato e non sa neanche in onore di quale santo. È vero? Uffo, Dio mio. Ho mal di reni. Poi la testa è a pezzi. Brividi dappertutto. L'anima fredda e buia come una cantina. Se non ti importa della salute, dovresti almeno pensare alla tua vecchiaia, no? Vecchio buffone. La vecchiaia. Non mettila come ti pare. Fatti coraggio, fai il furbo finché vuoi, ma la vita è passata. E i tuoi 68 anni non te li toglie nessuno. Indietro non ci torni. La tua bottiglia te la sei scolata, è rimasto solo un po' di fondo. Soltanto la feccia. Già. Così stanno le cose, Vasyusha. Che tu voglia o no, è ora di provare la parte del cadavere. Sua Altezza la morte non è lontana. A calcolo scene da 45 anni. Ma il teatro di notte, se non erro, e lo vedo per la prima volta. Che cosa curiosa. Accidenti. Non si vede niente. La buca dei suggeritori si vede un pochino. Anche quel palco laggiù riservato. Io e tutto il resto buio, una nera fossa senza fondo, una vera tomba in cui si nasconde la morte. Ma fa freddo, dalla sala tira un vento come dalla cappa d'un camino. Ecco il posto ideale per evocare gli spiriti. È terribile, diavolo. I brividi nella schiena. E Gorka! Ma dove siete? Diavolacci! Dio mio, perché evoco il maligno? Dio mio, mi lascia perdere queste parole. Ma su, smetti di bere, sei vecchio. Pensa che devi morire. A 68 anni la gente va alla funzione del mattino e si prepara alla morte. E tu? Signore, tu, parole blasfeme, muso da ubriaco, costume da buffone, che spettacolo pietoso. Vado a cambiarmi in fretta. Mamma mia, tremendo. A starsene tutta la notte qui ad aspettare c'è da morire di paura. Chi sei? Ma perché? Ma chi cerchi? Sono io. Chi sei? Sono io, il suggeritore Nikita Ivanic. Basil Vasilic. Sono io. Dio mio.
Perché sei qui? Io passo la notte nei camerini. Solo, vi prego, non ditelo a Alexia e Fomic. Se no non saprei dove andare a dormire, ve lo giuro. Tu. Nikitiushka, tu, Dio mio. Ho avuto 16 chiamate, mi hanno portato 3 corone, tante cose. Erano tutti entusiasti, ma non uno che sia venuto a svegliare un vecchio ubriaco per portarlo a casa. Sono vecchio, Nikitiushka. Ho 68 anni, sono malato. No, non andartene, Nikitiushka, sono vecchio, debole, mi manca poco a morire, ho paura, ho tanta paura. È ora che torniate a casa, Vasil Vasilich. Non ci vado, non ho casa, no. Signore, vi siete dimenticato dove abitate? Non ci voglio andare, non voglio. Là sono solo, non ho nessuno, Nikitiushka, né parenti, né mogli, né figli, solo come un cane. Morirò e nessuno mi ricorderà. E mi fa paura la solitudine. C'è nessuno che mi riscaldi, che mi accarezza, che mi metta a letto quando sono ubriaco, che mi reclama, che ha bisogno di me, che mi vuole bene. Nessuno mi vuole bene, Nikitiushka. Il pubblico vi ama, Vasil Vasilich. Il pubblico? Il pubblico se n'è andato. Dorme. Si è dimenticato del suo buffone. No, non hanno bisogno di me. Nessuno mi ama. Non ho né moglie né figli. Ma su, perché vi angosciate? Ma io sono un uomo. Non sono vivo. Mi scorre sangue nelle vene e non acqua. Sono nobile, Nikitiushka, di alta estrazione. Che non sono caduto in questa fossa. Io facevo il militare in artiglieria. Oh, ero giovane, bello, onesto, coraggioso, appassionato. Dio, ma dove è andato a finire tutto ciò, Nikitiushka? E poi che attore sono stato? Di. Dio mio. Ho guardato adesso questa fossa e mi è tornato tutto in mente, tutto, sai? Questa fossa mi ha divorato 45 anni di vita. E di che vita, Nikitiushka? Guardo adesso nella fossa e vedo tutto fino all'ultimo particolare. Come vedo il tuo viso. Gli entusiasmi della giovinezza. La fede, l'ardore, l'amore per le donne. Oh, le donne, Nikitiushka. Dovete andare a dormire, Vasil Vasilich. Quando ero un giovane attore, quando cominciavo appena a entrare nel giro, ricordo che una donna si innamorò di me per la mia arte. Elegante, sai. Snella come un pioppo, giovane. Innocente, eppure ardente come un'alba d'estate. Allo sguardo dei suoi occhi azzurri, al suo meraviglioso sorriso, ma non c'era notte che potesse resistere. Le onde del mare si infrangono sugli scogli, ma contro le onde dei suoi capelli si frangevano le rocce, i ghiacci, i nevai. E ricordo che stava innanzi a lei come adesso sto con te. Era meravigliosa quel giorno, come non era stata mai. Mi guardava con uno sguardo tale che... non potrò dimenticarlo neanche nella tomba. Una carezza, un velluto. Appagato e felice, cado in ginocchio davanti a lei e le chiedo felicità. 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 E lei? Lei dice... Lasciate il palcoscenico. Lasciate il palcoscenico. Capisci? Lei poteva amare un attore, ma esserne la moglie mai. Ricordo che quel giorno recitavo. La parte era meschina, buffonesca.
Io recitavo e sentivo che i miei occhi si aprivano. E capì allora che non esiste nessuna sacralità dell'arte, che tutto è delirio e inganno, e che io sono uno schiavo, un giocattolo dell'ozio altrui, un buffone, un pagliaccio. Allora capì il pubblico, ed allora non ho più creduto né agli applausi, né alle corone, né agli entusiasmi. Sì, sì, il pubblico mi applaude, spende un rublo per le mie fotografie, ma io gli sono estraneo, per loro sono un fango, quasi una cocò. Cercano di conoscermi per vanità, ma non si abbassano a tal punto da darmi in moglie una delle proprie sorelle o le figlie. Non gli credo, io non gli credo. Siete pallido, Vasil Vasilic. Avete messo paura persino a me. Andiamo a casa. Siate comprensivo. Ci vedi chiaro allora. E mi costò cara questa chiarezza, Nikitiushka. Dopo quella storia io, dopo quella ragazza, ricominciai a vagare senza meta, a vivere a vanvera, senza pensare al futuro. Recitavo nei ruoli di buffoni, burloni, pagliacci, pervertivo le coscienze. Ma che artista ero, Che talento! Ma lo seppellì il mio talento, lo involgarì. E storpiai il mio linguaggio, mi divorò e mi inghiottì questa fossa nera. Ah, io non la sentivo prima, ma oggi quando mi sono svegliato e ho guardato indietro e ho visto 68 anni, solo adesso ho visto la vecchiaia, la canzone è stata cantata. Cantata. Vasil Vasilic, caro amico mio, su, calmatevi. Signore Petrushka e Gorka. Ma che talento, che forza. Non ti puoi immaginare che dizione. Quanto sentimento, quanta grazia, quante sfaccettature. In questo petto. Ascolta, vecchio. Aspetta, fammi riprendere fiato. Ecco, da Boris Gudinov. Mi all'ombra del terribile adottato, Dimitri intitolato dal sepolcro. M'ha sollevato i popoli d'intorno e vittima Boris a me ha votato. Son principe! Basta! Ho vergogna innanzi ad altera polacca d'umiliarmi! Non c'è male, eh? Dai! Aspetta! Dai, allora, questo da re di Iar, eh? Capisci? Cielo nero, pioggia! Tuono, lampi, attraversano tutto quanto il cielo, e soffiate venti da scoppiarvi le gote, infuriate, soffiate turbini e cateratte del cielo diluviate ad affogare i galli giravento in cima ai campanili, e voi sulfurei lampi, rapidi più del pensiero, precursori del fulmine schiantaroveri, strinatemi questa testa canuta. E tu, tuono scotitore del mondo, spianala d'un colpo al suolo questa compatta sfera del globo, rompi gli stampi di natura, disperdi tutto e tutti, insieme ai germi, onde si genera mostro di ingratitudine, l'uomo! Presto, la battuta del buffone! Presto, la battuta del buffone, non ho tempo da perdere! Zietto! Meglio acqua santa di corte tra quattro mura asciutte che questa schietta acqua piovana sulla testa all'aria aperta. Su! A casa! Zietto! A farti riconsacrare dalle tue figliole. Questa è una nottaccia che non ha pietà
né per i matti, né per i savi. Bravo, bravissimo. Rombati le budella, sputa fuoco e giù, giù a scatafascio. Pioggia, tuono, né pioggia né vento né fuoco son figli miei. Io non accuso voi di ingratitudine elementi, che mai a voi non ho donato un regno e né vi ho chiamato figlie mie. Che forza, che talento, artista, su, ancora qualcosa, su, ancora qualcosa del genere, per far tornare il passato, prendiamo, L'Amleto, sì L'Amleto, allora comincio io, Però che cosa? Aspetta. Ecco. I flauti. Datemene uno. Ma in confidenza, perché cercate sempre di cogliermi da sprovveduto come per spingermi in qualche rete? Monsignore, se il dovere mi fa importuno, il mio affetto supera ogni misura. Questo non lo capisco. Vorreste suonare questo flauto? Non so farlo, monsignore. Bene, prego. Credetemi, non ne sono capace. È facile come mentire. Controllate questi fori con le dita e pollice, date fiato con la bocca e lui parlerà in musica con grande eloquenza. Ecco qui le chiavi. Ma non saprei cavarne nessuna armonia. Non conosco l'arte. Allora lo vedete che cosa indegna fate di me? Vorreste suonarmi, eh? Vorreste dare a intendere che conoscete i miei tasti, vorreste svegliere il cuore del mio mistero e farmi cantare dalla nota più bassa fino in cima al mio registro. E c'è tanta musica e c'è una voce eccellente in questo strumento, eppure non sapete farlo suonare. Sangue di Dio! Mi credete più facile da suonarmi di un piffero? Prendetemi pure per lo strumento che preferite e per quanto stiate a grattarmi, non potrete farmi cantare. Bravo! Bes! Bes! Bravo! Ma che vecchiaia, te zitto, non c'è nessuna vecchiaia, sono tutte frottole, sciocchezze. La forza sgorga come da una fontana da tutte le vene, giovinezza, freschezza, vita. Dove c'è talento, Nikitiushka, non esiste vecchiaia. Sei sbalordito, Nikitiushka. Sei confuso? Aspetta, aspetta. Oddio mio. Ascolta adesso che tenerezza e quanta finezza, che musica. E... Silenzio. Calma è la notte, Ucraina. Limpido il cielo. Brillano le stelle. Vincere il proprio sopore. L'aria non vuole. Fremono le foglie degli argentei pioppi. Che cos'è? Devono essere arrivati Petrushka e Gorka. Che talento. Vasil Vasilich. Che talento. Qui, ragazzi! Su, andiamo a cambiarci. No, non esiste la vecchiaia. Sono tutte frottole, tutte assurdità. Ehi, ma perché piangi? Ma stupidone mio, che cosa sono queste lacrime? Ma no, non va bene. Su, su, vecchio mio, dai, basta, non guardarmi così. Perché mi guardi in quel modo? Su, su. Ma non si deve piangere.
Dove ci sono arte e talento non esistono né vecchiaia, né solitudine, né malattie, persino la morte conta a metà. No, Nikitushka, è stata tutta cantata la nostra canzone, ma che talento mi illudo mai di avere. Sono un limone spremuto, uno straccio, un mucchio di ruggine. E tu, vecchio ratto di teatro. Andiamo. Altro che talento. Nelle opere serie vado bene solo per il seguito di forte braccio e anche per questo sono troppo vecchio. Ti ricordi quel passo dell'Otello, Nikitushka? Ora? Ora, ora e per sempre, addio. Addio. Addio, serenità dell'anima. Addio. Addio. Contentezza. Addio. Schiere piumate. Addio. Grandi battaglie che fanno dell'ambizione un merito. Addio. Addio. Cavalli nitrenti e tromba squillanti e tamburi incitanti e laceranti pifferi, alti stendardi, ricchezza, pompa, orgoglio, riti, gloria della guerra. Addio. Che talento. Ho ancora questo. Via la mosca. Non ci farò mai ritorno. Corro, senza voltarmi indietro. Andrò a cercare per il mondo dove c'è un angolo di rifugio per un animo offeso. Una carrozza. Una carrozza. Abbiamo trasmesso L'arte invisibile, radiodrammi, Meloradio e gallerie di varia umanità, a cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. Il canto del cigno di Anton Chekhov, regia di Clio Saccanto.